Venerdì 21 gennaio, buongiorno, ben ritrovati al consueto appuntamento con Prima Notizia, il nostro approfondimento quotidiano che oggi vuole fare il punto della situazione politica. Ieri sera c'è stata un convulso consiglio regionale in cui è stato approvato il piano strategico regionale. Non sono mancate le polemiche. Per parlare di questo e di altro, siamo collegati con il segretario regionale del Partito Democratico, Raffaele La Regina. Buongiorno, segretario. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno ai telespettatori e alla redazione di La Nuova TV. Grazie di essere con noi, segretario. Doveroso subito, in premessa, insomma, un ricordo di Romualdo Coviello, che è venuto a mancare la notte scorsa, senatore dal 1987 al 2006, ha ricoperto incarichi di consigliere regionale, di assessore, insomma, una figura legata al mondo del centro-sinistra. Sì, guardi, l'avrei voluto dire anch'io in premessa, ci tengo davvero tanto a ricordare Romualdo Coviello, a stringermi intorno alla sua famiglia, alla sua figlia, ai suoi figli, perché Romualdo Coviello è stato un riferimento non solo politico, istituzionale per la Basilicata, ma anche da intellettuale, accademico, consigliere della CDA della Svimez, dove ho avuto anch'io modo nel mio passato professionale di leggere e comprendere quanto davvero fosse appassionato e quanta elaborazione politica ci fosse dietro i grandi temi che riguardavano l'agricoltura, che riguardano l'agricoltura, il sud, le aree interne che sono attualissimi. E mi lasci ricordare anche quando 10 anni fa Romualdo Coviello si impegnò da professore per istituire a Viggiano una scuola per la sostenibilità ambientale per i giovani studenti, le giovani studentesse della Basilicata, per le giovani menti. Ecco, io credo che il Partito Democratico deve rimutuare questa iniziativa e dedicarla proprio a lui, a Romualdo Coviello. Naturalmente ci associamo anche noi al cordoglio nei confronti della famiglia di Romualdo Coviello, ma veniamo invece alle vicende politiche, perché ieri, come i nostri telespettatori avranno avuto modo di leggere dalla Nuova del Sud di oggi, è stata una giornata particolare dal punto di vista del Consiglio regionale, chiamato dopo il flop di martedì ad approvare il piano strategico regionale. Temi, segretario, sui quali anche voi, il Partito Democratico, ha tenuto una conferenza stampa proprio per lamentare tutti i problemi che da 2 anni e mezzo, perché questo piano andava approvato già tempo fa, si sono trascinati. E ieri invece una giornata particolare, Consiglio regionale convocato, ritardo di circa 4 ore, maggioranza che non sembrava non essere riuscita a trovare la quadra, poi alla fine in nottata il piano è stato approvato con 11 voti a maggioranza, ma non sono mancate le polemiche. Ma guardi, mi lasci dire intanto che non abbiamo solo in qualche modo presentato le nostre criticità, ma abbiamo anche offerto delle proposte perché abbiamo notato come mancassero dei riferimenti netti sulla questione automotive, sulle questioni di genere, sulle questioni delle giovani generazioni, anche sul gender gap, sulle questioni LGBT. Mi fa piacere poi che anche la consigliera di parità abbia convenuto con noi. Ma non solo questo, ci sono questioni che riguardano l'innovazione sociale e tecnologica, le infrastrutture, l'università, tant'è che ieri un emendamento del Partito Democratico viene anche preso in considerazione, seppur modificato, sull'università e sulla ricerca. Quello che emerge, a parte le criticità che abbiamo già presentato pubblicamente e che riguardano in maniera specifica il piano strategico regionale, quello che emerge dal voto di ieri è una debolezza e io direi che questo governo regionale è più frammentato e più fratturato di quello che in qualche modo di quello che in qualche modo racconta. Intanto questo piano strategico regionale viene votato come legge e proprio per questo continua ad essere molto generico. Ma soprattutto il Consiglio regionale di ieri viene convocato alle 15 e inizia alle 19 perché sostanzialmente la Lega doveva decidere cosa fare, se schierarsi apertamente contro il presidente Bardi, come di fatti è stato. Alle 14 ci sarebbe dovuta essere la riunione della Capigruppo,
nella quale in maniera democratica ci si confronta con anche le sensibilità diverse della minoranza, ecco, questa riunione non si è mai tenuta. Quello che succede in Consiglio regionale è sotto gli occhi di tutti. La Lega lamenta una vera e propria mancanza di cambiamento, lo dice un pezzo di maggioranza, non se ne può non tener conto, ma guardate, questo l'abbiamo visto da tanti punti di vista, non solo il piano strategico regionale in sé, che non dice nulla, è solo un indicatore dei problemi che già noi molto bene conosciamo, ma anche da come è stato scritto, non c'è nulla che in qualche modo differisca nel metodo e nel merito rispetto al passato. Ecco, la crisi istituzionale del governo Bardi è una crisi ormai evidente a tutti. Il senatore Pepe parla di mancata rivoluzione perché non ci sono rivoluzionari, facendo riferimento ai suoi amici di coalizione, anche i consiglieri della Lega, Cariello, Aliandro, Certo, non Mazziello, mancano le eccetera, voci critiche sono dall'interno. molto critici nei confronti di Bardi, del presidente Bardi. Senta, segretario, è una crisi che si trascina da diverso tempo. Insomma, noi abbiamo spostato un po' le lancette a fine settembre dell'anno scorso, quando il presidente Bardi fece appello alla questione etica, all'estetica di chi riveste cariche pubbliche, annunciando un imminente rimpasto che ad oggi non è ancora arrivato. Voi del Partito Democratico, il centro-sinistra nel suo complesso, come si pone rispetto a questo stallo continuo? Ma a proposito di etica ed estetica, anche le ultime polemiche non vanno appunto in quella direzione, però stando sui temi che sono le cose più importanti, a me risulta del tutto evidente come l'azione politica di questo governo regionale si sia impantanata proprio perché alle questioni di merito si sta discutendo unicamente delle questioni che riguardano il potere, delle posizioni politiche, dei cambi di vertice e delle giravolte. Non è questo quello che interessa ai lucani. Ai lucani interessa un modello di sviluppo che possa garantire a una generazione il diritto a restare, il diritto a tornare in questo territorio, e allo stato attuale si è indietro su tutto, guardi, non solo il piano strategico con i ritardi e le defezioni di cui le parlavo, ma ci sono questioni che riguardano il PNRR, il coordinamento con gli amministratori totalmente assente. Per questo noi convocheremo la settimana prossima la conferenza degli amministratori democratici, proprio per avere tra di noi un coordinamento sulle grandi sfide del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ma ancora i fondi per il lavoro, 9 milioni sono arrivati per la Basilicata, per la tutela del lavoro precario, e ancora non si sa come questi fondi, arrivati grazie al grande lavoro del ministro Orlando, verranno spesi in questa regione. Amazon e Stellantis siglano un accordo storico, non c'è mezza posizione politica di questo governo su come la transizione debba essere giusta. L'abbiamo vista, la crisi dei semiconduttori ha portato a già diversi esuberi. Ecco, non vorremmo che con questa transizione si perda di vista anche la questione sociale, che per noi resta quella davvero più importante. Senta, segretario, lei faceva riferimento alle questioni organigrammatiche che prevalgono sulle questioni di merito. Una delle questioni che ha fatto particolarmente discutere è stato l'aumento dei compensi ai direttori generali della sanità, una decisione che stona con la cronaca quotidiana che riguarda proprio le prestazioni sanitarie in Basilicata. Insomma, è di qualche giorno fa la lettera di una paziente oncologica che al CROB lamenta l'assenza addirittura di poltrone oncologiche in cui effettuare le terapie, insomma, una situazione davvero paradossale. Trovo paradossale come lei, che in una fase pandemica ci si occupi davvero soltanto di questo, e trovo anche eticamente scorretto verso chi quotidianamente affronta la pandemia, mi riferisco agli operatori sanitari, agli infermieri, ai medici, agli OS, ma anche, guardate, ai lavoratori che magari noi non abbiamo mai considerato di importanza vitale, ma abbiamo visto come in questa pandemia lo sono stati, i farmacisti, i cassieri dei supermercati, chi ci porta a casa il cibo. Ecco, trovo davvero scorretto che nei confronti di chi si spezza la schiena quotidianamente per assicurare anche in tempi di pandemia
dei servizi a noi cittadini, che si discuta e che si facciano manovrismi del genere. E trovo anche abbastanza surreale, ieri ho letto un'intervista di un consigliere della Lega, o di Fratelli d'Italia, non ricordo bene, che se non sbaglio era in qualche modo stato preso come medico nell'azienda sanitaria di Matera, che si commenti ecco, la sanità anche da questo punto di vista. Guardate, la questione etica a cui lei faceva riferimento prima è fondamentale ed è esattamente questo il punto. Si deve capire come investire le risorse, soprattutto per garantire quei servizi sociali, per garantire un welfare universale, perché non possiamo accettare nel 2022 che non ci siano lettini o poltrone per i malati oncologici o lettini per chi soffre di fibrosi. È qualcosa che in Basilicata c'è, ma soprattutto ci sono delle emergenze vere legate alla sanità. Io penso a dei territori totalmente scoperti dai servizi sanitari come la Val d'Agri, ma anche il Materano. Investiamo, programmiamo davvero le nostre risorse per lo sviluppo del territorio, per assicurare i servizi e non per fare politica sulla salute dei cittadini. Senta, non sono mancate polemiche anche nella designazione dei tre grandi elettori designati dal Consiglio regionale della Basilicata che lunedì parteciperanno alla prima seduta per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Se il centrodestra, insomma, si è diviso sul nome del Presidente Cicala, anche nel campo del centrosinistra, insomma, nel senso più ampio del termine. Non sono mancate le voci critiche rispetto alla designazione di Roberto Cifarelli, il capogruppo del Partito Democratico. In modo particolare i 5 Stelle hanno parlato di bulimia sfacciata del centrosinistra, al punto da mettere in discussione la stessa idea di campo largo nel centrosinistra. Cosa sta succedendo? Guardi, io credo che Roma non si costruisca in 3 giorni. Il campo largo è per il segretario Enrico Letta e anche per me, nella funzione e nel ruolo che svolgo, il punto fondamentale dal quale ripartire. È vero, nella situazione legata al grande elettore non c'è stata una predisposizione a creare un punto comune per l'elezione del grande elettore, ma io credo che l'alleanza tra Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Articolo 1 sia il punto di partenza per una nuova stagione politica. Abbiamo visto ieri Enrico Letta, Giuseppe Conte, ieri o l'altro ieri Giuseppe Conte e Roberto Speranza comunicare in maniera unitaria la loro volontà di affrontare al meglio questa fase legata al Quirinale e io credo che anche dalla Basilicata bisognerà partire da questi 3 punti, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Articolo 1, qualcosa che si può fare nella società ma che si deve fare anche nelle istituzioni. È evidente, spesso sono i valori che ci accomunano, ci dividiamo quando si parla di ceto politico, è un campo largo che non deve riguardare solo queste 3 forze, ma deve essere il più largo possibile. Chi si ritrova nei valori progressisti, radicali, moderati, europeisti, dell'ecologia, ecco, tutte queste forze devono davvero fare fronte comune per tornare a esprimere qualcosa in Basilicata, perché non solo non si dice nulla, ma sembra anche che il dibattito politico sia totalmente legato solamente alle posizioni di potere. Senta, segretario, ma l'elezione del nuovo capo dello Stato potrebbe prefigurare anche nuovi scenari, insomma, una escalation repentina verso il ritorno al voto, alle politiche e magari a cascata anche sulle regionali? Ci pensa? Io credo che a questo paese serva andare avanti nella ricostruzione post-pandemica attraverso il PNRR. Perciò, come ha detto il segretario Enrico Letta, Mario Draghi è una risorsa che l'Italia dovrebbe provare a tenere con sé fino al 2023, per Italia intendo il governo italiano. Francamente, però, vedo che c'è grande difficoltà in questa fase. Peraltro, un governo che subisce una frattura perché il centrodestra, con tutte le sue contraddizioni, decide di sostenere al momento Silvio Berlusconi, di fatto dividendo un governo che era stato appunto formato per combattere la pandemia, perché 2 attori di questo governo decidono di schierarsi in maniera netta da un lato, in un contesto molto diverso, non è un'elezione politica, ma siano le elezioni del capo dello Stato e le divisioni non dovrebbero quantomeno esserci.
Pertanto io credo che dobbiamo in qualche modo valorizzare la nostra capacità di poter ricostruire l'Italia del domani, lo stiamo facendo con questo governo e bisognerebbe continuare a farlo. Senta, intanto prosegue la nuova stagione del Partito Democratico in Basilicata dopo la sua elezione. Prossima tappa, i congressi provinciali, qual è la deadline? Sì, siamo ripartiti, l'abbiamo fatto stando sui meriti, sulle questioni, sul territorio. Mi lasci dire, abbiamo convocato già la conferenza, si è già tenuta ad Aliano la conferenza dei segretari di circolo, c'è stata già una direzione regionale nella quale abbiamo valutato e poi condiviso una posizione sul piano strategico regionale e sui vademecum che abbiamo inviato a tutti i circoli che discuteranno nei prossimi giorni, un partito che torna orizzontale dove le questioni partono dalla propria base. Mercoledì prossimo, glielo dicevo, convocheremo la conferenza degli amministratori democratici proprio per parlare di PNRR, visto che il coordinamento manca all'interno dell'ente regione. I congressi provinciali si terranno tra fine febbraio e inizio marzo, vediamo anche la curva pandemica se ci permette di accelerare. Io credo che su questo voglio essere molto netto, i congressi provinciali debbano essere una grande occasione di unità di questo Partito Democratico, che lo stiamo vedendo in questo primo mese, ieri proprio un mese dalla mia elezione a segretario regionale in assemblea, nell'unità riesce a costruire davvero dei valori, una forza che nessun'altra compagine politica può vantare, sia nella costruzione dei processi democratici come quelli dei congressi, che davvero nessuno celebra, sia nella proposta programmatica. Senta, davvero per concludere, perché so che lei è atteso da altri impegni, crisi al comune di Potenza, insomma il capoluogo di regione sta vivendo un po' in parallelo alla regione Basilicata una crisi all'interno della maggioranza di centrodestra, tra l'altro in questi giorni si discute anche dello spauracchio di un nuovo dissesto finanziario, la posizione del PD all'interno del Consiglio Comunale qual è? Io credo che la città di Potenza, le vicende politiche della città di Potenza siano legate a stretto giro con quelle dell'ente regione. Trovo però francamente avvilente che sia la regione che la città capoluogo siano del tutto immobili e ferme unicamente alle questioni che riguardano i rimpasti, le rotazioni, i posti di potere. Quello che penso è che il PD sta, come sempre, nel merito delle questioni. Abbiamo svolto un grande lavoro ringrazio il segretario cittadino Carmine Lombardi per quello che ha fatto, per l'attenzione che ha riservato a una questione importantissima come quella dei servizi nelle periferie, in particolare a Bucaletto, in un'area marginale della città dove un presidio importante come la posta è stata messa a rischio senza che questa amministrazione comunale svolgesse un ruolo. In Consiglio Comunale credo che il Partito Democratico debba continuare a svolgere un ruolo di opposizione critica ma anche costruttiva, debba farlo in maniera però unitaria, provare a costruire l'asse più largo possibile, provare a essere compatto con tutte le forze d'opposizione, perché solo costruendo ponti saremo in grado di restituire alla città di Potenza un ruolo di città capoluogo che merita. E naturalmente staremo a vedere allora quelli che saranno gli sviluppi anche di questa vicenda. Segretario, grazie per essere intervenuto questa mattina in diretta qui da noi. Grazie Grazie a lei e buon lavoro. Un saluto ai telespettatori. Raffaele Laregina, segretario regionale del Partito Democratico di Basilicata. Noi adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, torniamo tra poco. Pisani Cartomarket, da oltre 80 anni un mondo di passione, colore e professionalità. Nel nostro store trovi davvero tutto, prodotti per la scuola, l'ufficio e per i tuoi regali. Migliaia di proposte selezionate tra i migliori brand del settore. Pisani ha anche Office Design, un ampio showroom per scegliere con cura e costi chiari come arredare il tuo ufficio. Pisani Cartomarket è in via della Chimica numero 9 a Potenza. Se hai partita IVA ti aspettiamo anche nel nostro moderno cash and carry in Contrada Sant'Aloia a Tito Scalo. G-Pro Enterprise SRL, la nostra missione è soddisfare i clienti con elevata professionalità.
Ci occupiamo di movimento terra, montaggio barriere stradali, recinzioni metalliche, lavori di consolidamento stradale e di scarpate, opere in terre rinforzate a ridotto impatto ambientale, opere a verde, opere di difesa idraulica, gabbioni e materassi metallici, opere di rete paramassi e barriere paramassi, opere in legno. Cipro Enterprise SRL a San Cataldo di Bella. Pisani Carto Market, da oltre 80 anni un mondo di passione, colore e professionalità. Nel nostro store trovi davvero tutto, prodotti per la scuola, l'ufficio e per i tuoi regali. Migliaia di proposte selezionate tra i migliori brand del settore. Pisani ha anche Office Design, un ampio showroom per scegliere con cura e costi chiari come arredare il tuo ufficio. Pisani Carto Market è in via della Chimica numero 9 a Potenza. Se hai partita IVA ti aspettiamo anche nel nostro moderno cash and carry in contrada Santa Loia, Tito Scalo. Capital Fair, specialisti nella lavorazione dell'acciaio tondo per cemento armato e gabbie per pali di fondazione. Materiali di qualità e attrezzature all'avanguardia per soddisfare ogni tipo di esigenza. Lavori di precisione per garantire alti standard qualitativi. Lo staff sempre aggiornato al vostro servizio. Capital Fair, tradizione e innovazione da oltre 30 anni. Altamura, via Gravina 139, capitalfair.it. La ITM SRL opera dal 1997 su tutto il territorio nazionale ed internazionale. Siamo specializzati nella progettazione e realizzazione a chiave in mano di capannoni in struttura metallica, in legno lamellare, cemento armato e celle frigorifere ad uso industriale. Assistenza post vendita qualificata, sopralluoghi gratuiti, innovazione, tecnologia e lunga esperienza. Per informazioni 392-02-08-806. E allora, eccoci tornati dopo la pausa pubblicitaria, seconda parte del nostro approfondimento. Abbiamo parlato prima delle vicende che interessano la città di Potenza con la crisi politica, ma anche il rischio di un nuovo default finanziario. Per affrontare questi temi, ma non solo, siamo collegati con il consigliere comunale di centrosinistra di Potenza Città Giardino, Smaldone, che dovrebbe essere collegato via Skype con noi. Eccolo, lo vedo. Buongiorno consigliere. Buongiorno. E allora, abbiamo parlato un po' per grandi temi di questa vicenda che riguarda il comune di Potenza, il rischio di un nuovo dissesto finanziario. Poco fa con il segretario regionale del Partito Democratico, Raffaele La Regina, ma chi più di lei, che insomma è all'interno del Consiglio Comunale, conosce le dinamiche, quello che sta succedendo in questi giorni. Allora, mi rivolgo a lei per fare un po' un quadro di chiarezza, anche a beneficio dei nostri telespettatori. Stiamo parlando ancora una volta di un rischio di dissesto finanziario. Assolutamente, cercherò di essere molto molto chiaro, pur correndo magari il rischio di semplificare troppo, ma credo che sia indispensabile che tutti capiscano e sappiano, diciamo, in maniera lineare cosa sta accadendo. Nel momento in cui viene dichiarato il dissesto, quindi parliamo del 2014, che cosa accade? No, il dissesto è una procedura per cui dei soggetti, no, che sono i commissari nominati dal Ministero, prendono, no, tolgono dal comune tutto quello che c'è, quindi i crediti e i debiti, ok? Quindi li vanno a scorporare. Crediti e debiti al momento degli stessi e durante il periodo di azione della commissione di liquidazione, dell'organismo di liquidazione, non si confondono, diventano altra cosa rispetto a quello che è il bilancio del comune stesso. Ovviamente questa procedura, che è una procedura fatta, diciamo, di per sé concepita per salvaguardare o comunque, diciamo, per in qualche modo far rientrare l'ente da condizioni, da situazioni di difficoltà, ha un inizio e ha una fine. Bene, oggi siamo arrivati ovviamente al 2022, anno in cui tutto quello che ovviamente residua dal lavoro della commissione di liquidazione ritorna, no, si va a reincorporare con il bilancio del comune, ok? Ora, ovviamente, il problema qual è? È che se la commissione di liquidazione ha fatto delle attività che ovviamente non stiamo qui a valutare, a giudicare, a considerare, ma da quell'attività residuano dei debiti, perché quindi la riscossione dei crediti non ha
dato capienza sufficiente per coprire tutti i debiti. Gli effetti sperati, certo. Sì, quei debiti ora diventano nuovamente, perché lo erano in origine, è chiaro, debiti del comune. Siccome ovviamente la cifra è tale, quindi l'ammontare dei debiti è tale che praticamente equivale a quello che è il valore annuale del bilancio del comune, quindi parliamo di circa 80 milioni di euro, si parla di un concreto rischio di dissesto. Ora, al di là della spiegazione tecnica, ecco, perché ci troviamo in questa situazione? Perché tra un mese questi 80 milioni, questi meno 80 milioni, ritornano a essere incorporati nel bilancio del comune di Potenza, ma fino a ieri questi 80 milioni nella commissione di liquidazione, quindi nel bilancio, diciamo, a latere rispetto a quello del comune, c'erano, non è una sorpresa. Sappiamo che c'erano e abbiamo potuto comprendere come dal 2014 effettivamente già da un paio d'anni si poteva immaginare che questa scure sarebbe arrivata sul bilancio del comune di Potenza. Ecco, non è una sorpresa. Una novità, certo. Non è una novità, purtroppo. Ovviamente fa un po' specie ascoltare le dichiarazioni di alcuni esponenti di questa giunta, i quali ci dicono ad oggi ci arriverà questa valanga che ci travolgerà di meno 80 milioni, per cui o il governo provvede a regalarci 80 milioni, uso un termine inappropriato, banale, però è così, quindi a stanziare delle risorse per far fronte a una situazione. Con il linguaggio della gente, parliamo il linguaggio della gente. Amo usare il linguaggio della gente, poi appunto se dobbiamo usare il linguaggio tecnico, politico, lo facciamo, però il governo dovrebbe darci 80 milioni per risanare una situazione di difficoltà, cosa neanche da escludere al 100%. E tra l'altro, consigliere, è una situazione comune anche ad altre realtà in tutta Italia. Ecco, è comune anche ad altre realtà, alcune molto grandi, anche altre paragonabili come dimensioni a Potenza. Per quello, ripeto, non è una cosa assolutamente impossibile, però comprenda lei che in un periodo come questo è davvero molto difficile, perché ovviamente è vero che si tratta di altre realtà, ma anche se fossero 10 cittadine in Italia su 8.000 comuni, in Italia ci sono 8.000 comuni, sarebbe comunque poi nel tempo difficile da far digerire. Quello che noi ci chiediamo e che appunto io su cui io invito i cittadini un po' anche a riflettere, come ci si preoccupi oggi, quindi all'alba di questa valanga, di arginarla quando abbiamo visto, no? Lo sapevamo, la valanga l'abbiamo vista scendere da lontano e fino a ieri dicevamo che era tutto a posto. Quindi il cittadino lucano medio che ha seguito, sì, insomma, le vicende del comune di Potenza, magari perché non potentino e quindi di altre realtà, si domanda, adesso la faccio semplice, ma com'è possibile che la giunta regionale, allora la giunta Pittella, dà un contributo economico per venire incontro alle difficoltà del comune di Potenza e quindi per ripianare il debito così cospicuo che impediva di fatto la prosecuzione di servizi essenziali, oggi a distanza di 7 anni si ritrova in una condizione ancora al punto di partenza. Cosa rispondere a questa obiezione? Beh, è chiaro che le interlocuzioni comune-regione in questa fase sono fortemente influenzate, per non dire viziate, da quelli che sono i rapporti di forza molto molto litigiosi, continui, tra le forze politiche che compongono una maggioranza uguale in comune e regione, quindi Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega Salvini. Purtroppo questo l'abbiamo un po' osservato tutti, ogni mattina si svegliano tanto a Piazza Matteotti, anziché pensare a cosa fare per il bene dei loro concittadini, pensano a come litigare magari per spartirsi qualche poltroncina o qualche postazione, no? L'impasse della giunta guarente, l'incapacità di nominare il successore, il nuovo presidente del Consiglio. Noi ora siamo senza presidente del Consiglio perché non si mettono d'accordo su come farlo. Certo. E ne parleremo tra poco, certo. Sì, assolutamente. Quindi, ripeto, al di là di questo che può essere l'aspetto politico, però questi sono tanti indizi, no? Poi tanti indizi fanno prova, si dice solitamente, no? Quindi è chiaro che pensare che la Regione se ne lavi assolutamente le mani è difficile, però, ripeto, è in linea con quello che sta accadendo da 2 anni a questa parte, dove i giochi di forza tra Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega, ma soprattutto i litigi Lega-Fratelli d'Italia, stanno dilaniando il tessuto amministrativo regionale e comunale. D'altra parte, ripeto, non mi posso spiegare, non riesco a spiegarmi perché
appunto lei giustamente ha sottolineato, c'è questo problema perché la regione non interviene, a suo tempo è intervenuta e questo è un dato. Io voglio andare oltre, voglio pensare alla responsabilità degli amministratori, dal consigliere comunale semplice come me all'assessore, al bilancio, al sindaco, ognuno il suo pezzetto, piccolissimo, grandissimo. Com'è possibile, al di là dell'invocazione, cioè liquidare la questione con aspettiamo un intervento del governo? Sarebbe praticamente la stessa cosa nel dire aspettiamo un intervento della regione, di Via Anzio. Che cosa abbiamo fatto in 2 anni e mezzo al Comune di Potenza, quando le cifre erano quelle? Sapevamo che ciò sarebbe successo. Ecco che poi questo suo discorso è in parte il discorso che anche oggi l'ex sindaco Vito Sant'Arsiero affronta sulle pagine proprio della Nuova del Sud. Oggi ha scritto in risposta al nostro editorialista Nino Grasso, che è tornato nei giorni scorsi a parlare di questo tema. E di fatto Sant'Arsiero torna sulla vicenda, sul cosiddetto dissesto ideologico, insomma una scelta politica, e in soldoni replica in questo modo: non tutto il debito che si è prodotto è evidentemente imputabile alle mie gestioni. È anche questa una chiave di lettura? Guardi, questa è una chiave di lettura che bisogna dirlo, poi la storia fa passare attraverso il suo filtro gli eventi e rivela, diciamo, quelle che sono le sue verità o diciamo quelli che sono alcuni punti fermi. Il ragionamento di Vito Sant'Arsiero è sicuramente corroborato da dati precisi, e in più mi viene da pensare, no, al di là di quello che, che possa essere il discorso, no, non mi appassiona andare a trovare, no, questo purtroppo è una tendenza sbagliata a cui ci ha abituato l'amministrazione guarente, quella di parlare sempre e solo nel passato, però no, nella spirale del tempo, del passato, poi la roulette si vede dove si ferma, se la responsabilità si ferma 3 anni fa, 5 anni fa, 10 anni fa, a me questo interessa poco, però c'è un dato. Se la dichiarazione del dissesto del 2014 è intervenuta, lacrime e sangue, la città costretta a fare rinunce, come tutti noi sappiamo e che abbiamo subito, e oggi il problema si pone di nuovo, possiamo pensare che forse quella del dissesto non sia stata una soluzione grandiosa? Possiamo... Che è poi la tesi appunto che Sant'Arsiero rivendica. Tutto sommato, col senno di poi, non possiamo pensare che questa posizione dell'ex sindaco Sant'Arsiero sia del tutto sbagliata. Anzi, ripeto, se oggi il problema si pone in maniera identica, se a suo tempo non fu approvato il bilancio e si arrivò a questa, diciamo, decisione del dissesto, possiamo oggi pensare, con un po' di malizia sicuramente, che sia stata, diciamo, frutto di una regia, di una scelta politica precisa, magari anche a suo tempo motivata dalle migliori intenzioni, ma col senno di poi, se oggi questa scure degli 80 milioni ci piomba di nuovo sulla città, la soluzione è avere 5-6 anni di dissesto, 3 anni di, diciamo, gestione ordinaria, con tutti i limiti che abbiamo, di amministrazione controllata, diciamo così. Sì, e oggi ripiombare in un dissesto, ma è stato quindi quel dissesto una soluzione? Di stesso sarebbe stata la soluzione se avessimo provveduto in quei termini a ripianare quelli che erano i debiti, a risolvere la soluzione, il problema del bilancio del Comune di Potenza, ma così non è stato. E sono di fatto, nonostante siano sfumati anche quei 40 milioni della Regione Basilicata, cioè nonostante quello, il procedimento... Si torna al punto di partenza. Evidentemente. Senta, consigliere, un altro tema sul quale lei ha focalizzato negli scorsi mesi particolare attenzione è quella delle cooperative di macchia giocoli e murate, una situazione che sappiamo, insomma, per molte famiglie era così impattante, è così impattante. Quali sono gli aggiornamenti? Guardi, proprio questa mattina ho parlato con alcuni cittadini del rione Macchiagiocoli che provo, diciamo, con tutta la difficoltà del caso a tenere sempre a corrente di quelle che sono di quella che è l'evoluzione, no, di questa vicenda amministrativa, e che, ripeto, nel mio piccolo cerco di rassicurare, nella misura in cui, al di là di quello che è stato di quella che è stata l'esplosione mediatica di quel momento, noi la questione continuiamo a tenerla sotto controllo. Il problema, però, diciamo, è sempre lo stesso. E vorrei poter dire che il sindaco sta prendendo una strada sbagliata o sta decidendo in maniera errata. Il problema è che anche in questo siamo al palo. L'amministrazione è ferma. In consiglio comunale, in commissione, l'ultima volta non molti giorni fa,
sono intervenuto, così come lo sono, diciamo, così come sono intervenuti anche altri consiglieri, invitando il sindaco a trovare una soluzione a questo problema e personalmente anche suggerendo una possibile soluzione, ecco, nel senso che dire al sindaco veditela tu sarebbe stato troppo semplice, invece nero su bianco c'è una proposta, ecco, su cui oggi non voglio dilungarmi più di tanto, ecco, perché altrimenti parliamo sempre della stessa cosa, forse diciamo la cosa è stata già letta dai telespettatori o comunque ascoltata in poche parole. È chiaro che ho suggerito al sindaco, ripeto, anche per iscritto, cioè sui verbali, tutto ciò non è stata una chiacchierata, ma un qualcosa, diciamo, di ragionato, di valutare una riduzione delle somme richieste ai cittadini per risolvere la loro questione, considerando che i cittadini hanno dalla loro la legge, che consentirebbe quindi loro, nel caso di rifiuto di queste proposte, diciamo inoltrate in maniera brutale dal sindaco, di richiedere al comune i danni, sono anche qui molto semplice a tecnico nella spiegazione della vicenda, di chiedere i danni e quindi di chiedere al comune più di quanto il comune abbia chiesto loro. Sul fatto che la richiesta inoltrata ai cittadini a ottobre-novembre di 20-25 mila euro sia stata maldestra, malfatta e, permettetemi, anche azzardata e vessatoria, l'abbiamo detto a ottobre-novembre, l'abbiamo detto con i cittadini, però io credo che l'abbia confermato con il suo silenzio anche l'amministrazione, perché non a caso non li è andati a recuperare questi soldi. Quindi se la richiesta, come il sindaco tentava di giustificare, poi si è smarcato dicendo no, non lo sapevo, l'ha fatto un dirigente, beh, questa è una questione amministrativa più importante del comune, certo, di Potenza. Che un dirigente abbia agito in maniera, diciamo, autonoma su questo è molto difficile, se così fosse sarebbe preoccupante, però il fatto che il comune non sia andato avanti su quella strada vuol dire che era sbagliata, così come noi avevamo detto. Ora si potrà seguire il nostro suggerimento, quindi nella soluzione della vicenda, quindi con un passaggio per la sezione controllo della Corte dei Conti e o eventualmente l'avvocatura, con la creazione di una commissione specifica con delle caratteristiche, perché commissioni ce ne sono già state, però io personalmente ho espresso un parere su come secondo me dovrebbe essere concepita. Ok, si può scegliere di non percorrere questa strada, ma che si percorra una strada, perché qui ci troviamo con famiglie che hanno una casa che da qui a 100 anni non sanno come lasciare in eredità i loro figli, che da qui a un anno per una qualunque esigenza hanno difficoltà a vendere, è un problema. Certo, sono problemi da affrontare. Sì, ecco, ha usato la parola giusta, quantomeno vanno affrontati. Ecco, poi si può sbagliare, ma almeno vanno affrontati. Senta, altro tema divisivo, la tassa di soggiorno. Sì, la tassa di soggiorno, ecco, sia ben chiaro, noi dobbiamo essere molto concreti e al tempo stesso molto seri. Questo è un tema molto concreto. No, la tassa di soggiorno è semplice. Arriva il cittadino, il turista, gli chiedo dei soldi in più che l'amministrazione prende e li utilizza, va a destinarli a quello che è un investimento in ambito turistico o, diciamo, comunque in qualche modo attinente alla motivazione per cui è stata acquisita. Non è il problema della città, come Macchiagiocoli, per questo dico è importante spiegare le questioni ed essere seri, non è il problema della città, è però un problema politico, perché ecco, è uno di quegli indizi che fa prova di come questa amministrazione interviene. Ma come? Dopo 2 anni di blocco in cui siamo tutti chiusi nelle nostre case, ci muoviamo poco, quindi noi ci muoviamo poco dalla nostra città e ancor meno persone, nonostante, diciamo, alcuni barlumi, alcuni segnali, no, di scoperta turistica della città di Potenza negli ultimi anni, ovviamente questi segnali si sono affievoliti per via della pandemia. Che cosa facciamo? Andiamo a istituire una tassa, quindi un costo aggiuntivo per chi sceglie Potenza, ovviamente cosa di per sé non assurda, in altre città c'è, ok, però io ragiono con lei, anche magari potendo essere smentito, potrei scoprire oggi di aver detto bagianate sul tema. Se lei va a Roma e visita la città di Roma, è chiaro che per una questione logistica, di dimensioni, di appetibilità di Roma, lei deve pernottare a Roma, non pernotta a Viterbo per scoprire Roma. Certo. Se lei viene in Basilicata da turista per scoprire la Basilicata più che Potenza in sé, visiterà per un giorno Potenza, un giorno Venosa, un giorno Matera, domani andrà a vedere il Cristo di Maratea e le Dolomiti Lucane, ecco,
sono tante le eccellenze e le emergenze turistiche della città. Se però solo a Potenza pago la tassa di soggiorno e nei comuni limitrofi no, visto che ovviamente il turismo lucano è inevitabilmente... Certo, magari ci si fermerà a Tito a dormire. Perché non farlo? Ripeto, poi al di là di questo, questo potrebbe non succedere, ma perché dare questo brutto segnale agli operatori turistici in difficoltà? E concludo. Gli introiti stimati, ovviamente sono stati stimati in maniera molto superficiale e veloce dall'amministrazione e anche dai proponenti, si presumono così bassi che, diciamo, non serviranno e non potranno garantire nessun investimento. Anche se l'amministrazione ha detto faremo una ricognizione magari tra un anno per capire l'entità però di questo. La matematica non è un'opinione, considerando i numeri delle presenze, i numeri delle strutture, i giorni, con quella cifra. Io ho fatto una battuta, mi perdoni, molto poco carina, ma probabilmente non basteranno per gestire un bagno pubblico, anch'esso servizio necessario da garantire ai turisti che visitano il nostro centro, certo, storico. Certo. Non basteranno gli introiti della tassa di soggiorno. Quindi... Senta, consigliere, lei lo diceva prima, tutti questi problemi si inseriscono in un macrotema che è una crisi strisciante che in qualche modo investe anche il comune di Potenza, oltre alla regione, il centrodestra, sappiamo le difficoltà di bilancino all'interno dei partiti che compongono la maggioranza, una difficoltà che si è riversata anche sul rinnovo dell'ufficio di presidenza che ad oggi è guidato dal consigliere anziano come da statuto Rocco Bernabei, esponente di Fratelli d'Italia, ma anche qui uno stallo che continua da diversi giorni. Tra l'altro, consigliere, noi abbiamo avuto modo di seguire l'ultimo consiglio comunale al Teatro Stabile, dove non sono mancate anche le contestazioni rispetto all'iscrizione di interrogazioni urgenti non giudicate tali dal presidente Bernabei, con polemiche che si sono levate dai banchi dell'opposizione. Cosa sta succedendo anche in termini di rapporti? Mi permetta una battuta, seguirlo non è stato difficile considerando che la maggioranza ha disertato la seduta e quindi diciamo si è celebrato. Molte poltrone erano vuote in effetti. molti banchi erano vuoti, tant'è vero che la maggioranza, proprio per questi mal di pancia che ormai si stanno cronicizzando, stanno diventando una costante e non un'eccezione, ha impedito la celebrazione del Consiglio Comunale. Di fatto l'attività del Consiglio si è arenata, si è bloccata, perché la maggioranza, non avendo trovato accordi sulle figure, chiamiamole anche poltrone se vogliamo, anche se non mi piace usare questo termine, diciamo sulle figure istituzionali che necessitano appunto di un rinnovamento, ha impedito la celebrazione del Consiglio. Ora, ecco, il problema c'è ed è molto molto serio. Credo che i cittadini di Potenza e non solo si siano resi conto di quanto il problema sia serio, nella misura in cui non è più solo l'opposizione a dire il sindaco è immobile, il sindaco non prende di petto le questioni, il sindaco non procede al rimpasto di giunta che sarebbe necessario, ma è la sua stessa maggioranza, il suo stesso partito che diserta le riunioni, che non fa celebrare il Consiglio. Quindi è chiaro, finché le critiche, benché costruttive, provengono dall'opposizione, ci si può, il gioco delle parti, certo. Sì, ci si può prefigurare una sorta di azione, no, preimpostata per dovere. Sono opposizione, devo criticare. E quando poi invece i problemi vengono dall'interno è più grave. E soprattutto questi problemi si ripercuotono sui cittadini. Siamo senza Presidente del Consiglio dal 26 dicembre, 27 dicembre. Non c'è stata ancora una seduta consiliare in cui si sia provato ad eleggere il Presidente del Consiglio, convocato un solo Consiglio Comunale con all'ordine del giorno quel tema, Consiglio Comunale che va deserto. Allora io dico al sindaco, nell'interesse della città, non certo nel mio, se dovessimo fare il gioco della politica vecchia, brutta e odiosa, che non vogliamo assolutamente riproporre qui oggi, dovremmo dire il sindaco cade, uso un termine che tutti magari sentiamo al bar o usiamo commentando con lo stadio. Noi non vogliamo, cioè non è giusto questo per la città, è giusto che il sindaco prenda in mano la situazione e risolva sia il problema del rimpasto di giunta sia quello della presidenza del consiglio, perché altrimenti non si lavora. E ripeto, i problemi non verranno dall'opposizione, i problemi si stanno, diciamo, stanno diventando sempre più acuti nella maggioranza, e questa cosa è... Senta, sui rapporti con l'attuale Presidente del Consiglio Comunale, le opposizioni insomma non sono proprio
i rapporti non sono idilliaci. Con il presidente, diciamo, facente funzione. Con il presidente Bernabei, sì. Diciamo, una cosa è certa, non è tanto un problema di rapporti, un problema, mi permetta di essere un attimo, di andare un po' sul tecnico, perché questo è un tema che mi interessa molto. Nella scorsa consiliatura qualcuno ha deciso, andando secondo me contro, e mi assumo la responsabilità di quello che dico perché su questo sono inamovibile, andando contro tutti i principi anche costituzionali che regolano il nostro ordinamento italiano, no? In Italia quando c'è una figura che decade, scade, arriva a termine, oh, ecco, sì, l'abbiamo recuperato, sì. Un attimo. Quando una figura arriva al suo, diciamo, termine, alla scadenza del suo mandato, si evita sempre il vuoto di potere, si evita lo stallo, e c'è un istituto che è la prorogatio, quindi si va in proroga. Nella scorsa consiliatura si è deciso in maniera veramente incomprensibile di fare un'eccezione tutta potentina, per cui oggi abbiamo il consigliere anziano, che è il geometra Bernabei, quindi il consigliere che ha preso più voti nella lista più votata, che fa le funzioni del presidente anziché garantire la proroga, la prorogazio senza indennità, quindi prima era previsto a potenza che il presidente decaduto continuava a esercitare finché non veniva sostituito senza prendere l'indennità, quindi senza nessun danno a carico ovviamente delle casse comunali. Oggi no, si è deciso che lo faccia il consigliere anziano. Quindi sul fatto che poi il consigliere anziano a volte alcune questioni non riesca a gestirle nel migliore dei modi, un po' può essere dovuto al fatto che lui magari poteva non voler fare il presidente in quel momento, cioè si è trovato suo malgrado a dover ricoprire quell'incarico. Se vogliamo ragionare in maniera più politica, è un consigliere anziano che non è legittimato da alcuna forma, diciamo, di attribuzione di questo potere, cosa che invece un presidente, seppur decaduto, aveva avuto a suo tempo. E parlo da persona che non ha votato il vecchio presidente del Consiglio, però aveva avuto una legittimazione votata dalla maggioranza dell'assise. Oggi il consigliere anziano si trova ovviamente a far fronte a difficoltà, e speriamo che queste difficoltà le faccia valere verso la sua maggioranza perché si smuova. E che vengano superate appunto per il buon funzionamento del Consiglio. Senta, consigliere, per concludere, un tema che lei ha sollevato qualche giorno fa, che noi abbiamo ripreso anche sulle pagine del nostro giornale, lo screening sugli studenti organizzato anche a Potenza, insomma, per il rientro in classe. Ebbene, tamponi per tutti, per riaprire le scuole, ovviamente su base volontaria, sono emerse alcune positività nell'ordine di 120, ma queste positività, come lei ha denunciato, ha lamentato, non sono state inserite nella piattaforma, creando un problema di non poco conto. Ci vuole spiegare lei quale? Guardi, c'è stato un doppio problema. Da un lato quello delle famiglie, che è stato quindi evidenziato dai cittadini, che tre casi tipo figlio positivo non inserito nella piattaforma, genitore non può avere il permesso al lavoro per accudire il figlio positivo. Secondo caso, ovviamente, è quello in cui si chiede il certificato di avvenuta guarigione al medico curante o al pediatra di libera scelta, e il pediatra, il medico va lì, digita: ma tu non sei mai stato positivo, Pierluigi Smaldone, perché non ti avevano inserito, come faccio a dire che sei guarito? E quindi terzo problema è anche quello, diciamo, di Green Pass non rafforzato, tra virgolette, per usare la terminologia ministeriale, però di fatto se io non risulto positivo e non risulto guarito non sono anche coperto per alcuni mesi, quelli che appunto poi cambiano di volta in volta, per quanto tempo appunto sarò coperto. Quindi questo è un problema. Il secondo problema, e qui parlo più da amministratore che da cittadino, no? Perché il primo problema è un problema dei cittadini, l'abbiamo vissuto tutti. Riguardare chiunque, e quindi, diciamo, non c'era bisogno di fare il consigliere per pensare a questo. Da consigliere invece penso, se sono stati spesi tanti soldi per fare quello screening e poi quello screening non ha portato i suoi frutti, nel senso che sì, sono state evidenziate alcune positività, ma non si è andati avanti con l'iter, anzi, se il comune non mi inserisce il dato sulla piattaforma, io cittadino magari ho scoperto
di essere positivo, ho scoperto che mio figlio è positivo tramite lo screening, ma poi devo andare a spendere altri soldi per fare un tampone. Ecco, uno screening, consigliere, però precisiamo, insomma, che sì, è stato comunque utile alla collettività, e naturalmente si ringrazia anche tutta l'organizzazione, perché c'è stata una macchina attorno di volontari, di gente che si è messa a disposizione per il buon esito. Assolutamente, guardi, io ho, anche l'anno scorso, in tempi non sospetti, ne abbiamo parlato, in tante occasioni ho richiesto ufficialmente al sindaco di procedere con lo screening. Lo screening di per sé, ripeto, da un punto di vista medico-sanitario è sempre utile, perché burocraticamente ci interessa la piattaforma, è chiaro che da un punto di vista sanitario mi interessa sapere se una persona è positiva e che quindi, diciamo, e quindi prendere i provvedimenti sanitari o di isolamento del caso, prescindendo dall'aspetto burocratico. Certo. Per quello ho fatto la premessa. Ora parlo da consigliere. Posso pensare da consigliere che il comune abbia speso dei soldi e poi i cittadini abbiano dovuto magari spendere altri soldi per fare tamponi privatamente quando la cosa poteva essere risolta? E tra l'altro si è creata, consigliere, anche una differenza rispetto ad altre realtà, ad altri comuni che invece in cui hanno adempiuto a questo. Ma è successo in molte realtà, penso ad alcuni anche paesi della provincia, così come della provincia di Matera, che l'amministrazione comunale, nell'organizzare lo screening, lo ha fatto di comune accordo con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta del paese. Quindi non c'è stato un gap, non c'è stato uno spazio tra l'operazione, diciamo, di somministrazione del test e l'inserimento nella piattaforma. Se tu invece somministri il tampone per somministrarlo e poi dopo non ti preoccupi di quello che accade dopo, rischi di sperperare denaro, perché mi consentano di fare questa riflessione. Quando io vado a somministrare il tampone, ok, scopro eventualmente l'esistenza degli antigeni, e facciamo una distinzione. Prima mi serviva il molecolare per essere inserito nella piattaforma. Da 1 gennaio mi basta il test rapido, e quindi ho speso dei soldi che potevano essere utili e velocizzare il tutto. Purtroppo non è stata gestita nel migliore dei modi. Poi ovviamente è chiaro, chi ha lavorato nell'effettuazione nella somministrazione dei tamponi, io conosco tante persone della protezione civile, personale sanitario, medici che erano lì a presidiare, quindi nessuno toglie il valore del lavoro che è stato fatto. Certo, però questa macchia è evidente. A livello organizzativo qualche problema c'è stato, ripeto. Problema non fondamentale come macchia gioco, come il dissesto, però dobbiamo evidenziarli tutti i problemi, anche quelli che non sono proprio questione di vita o di morte, ma li dobbiamo evidenziare, soprattutto quando da ciò deriva uno sperpero di denaro. Assolutamente, assolutamente. E allora, consigliere, grazie per essere intervenuto questa mattina. Abbiamo toccato tanti temi che riguardano la vita amministrativa della città di Potenza. Grazie ancora. Grazie a lei, buona giornata a tutti. Grazie per Luigi Smaldone, consigliere comunale di centrosinistra di Potenza. Ci avviciniamo alla conclusione, spostiamoci sui siti internet per vedere quelli che sono gli aggiornamenti di oggi. Come detto in premessa, l'apertura del nostro sito www.lanuova.net riguarda un lutto che riguarda il mondo della politica lucana, perché si è spento a Roma il senatore Romualdo Coviello la notte scorsa all'età di 81 anni, nato ad Avigliano nel 1940, nel 1987 fu eletto con la DC a Palazzo Madama in Senato, dove sedette sino al 2006 tra i banchi del Partito Popolare Italiano prima e poi della Margherita. Dal 96 al 2001 è stato presidente della Commissione Bilancio del Senato, laureato in Economia e Commercio all'Università di Roma, fu eletto per la prima volta con la DC nel Consiglio regionale della Basilicata nel 1970, poi nel 75, nell'80 e nell'85 è stato anche assessore regionale e presidente del Consiglio regionale. Naturalmente sono numerosi i messaggi di cordoglio per la morte del senatore lucano che arrivano dagli esponenti istituzionali lucani e non solo. Rapidamente invece sui siti nazionali, cominciamo da Repubblica, che dà conto dell'ultim'ora con la firma sul DPCM da parte del presidente Draghi sul Green Pass nei negozi. Ecco dove non servirà tutte le novità che riguardano appunto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri. In primo piano c'è poi l'emergenza pandemica, i dati Covid con l'indice RT che conferma il virus sta frenando, dice Repubblica. Oggi però
quattro regioni finiscono in arancione e c'è naturalmente attesa da parte per quanto riguarda le decisioni della cabina di regia. Poi la politica, perché siamo praticamente agli ultimi giorni prima della elezione, la prima seduta per l'elezione del nuovo capo dello Stato, un'altra vigilia di tutti contro tutti, ricorda Repubblica, che cita il caso del 1978 e quello invece più recente del 92 che portò all'elezione di Oscar Luigi Scalfaro. E poi ci spostiamo invece al Corriere della Sera, anche qui in primo piano il nuovo provvedimento del governo al supermercato senza Green Pass ma solo per i beni essenziali, previsti anche controlli a campione, sono le novità introdotte nel provvedimento che è stato da poco firmato, che prevede anche l'obbligo di avere il tampone per entrare negli esercizi commerciali. E allora, noi siamo arrivati alla conclusione di questa puntata del venerdì di Prima Notizia, il nostro approfondimento quotidiano che ritorna la prossima settimana. Vi ricordo oggi pomeriggio la replica per chi volesse seguirci. Vi lascio invece alla informazione sulla nostra rete, il TG Flash, poi alle 13.50 l'appuntamento con il telegiornale. Grazie a tutti per averci seguito, buon proseguimento di giornata.